l-lum mistiedna speċjali fi Style Watch għana maħna mill-Italja l-Manuela Arcuri. Manuela, buonasera, benvenuta. Ciao, grazie a voi per avermi invitata qui nella fantastica Malta. È il nostro piacere. Come ti senti? So che non è la prima volta a Malta. No. Ti piace tanto? Questa è la terza volta, sto segnando ogni volta. Mi piace tanto e ci voglio tornare ancora perché è bellissima, è un'isola felice. Io la chiamo il piccolo paradiso. Quanto tempo ci metti per prepararti per una serata importante, diciamo? Un'ora, sì, un'ora ce la faccio perché 20 minuti per i capelli, per fare le acconciature, e 40 per il trucco. E lo stilista favorito di questo periodo? Ma a me piace, poi dipende dalle occasioni, però passo, non so, dall'eleganza di Chanel alla trasgressività di Roberto Cavalli, mi piace molto. Un abito che le è rimasto in mente? L'abito con cui ho chiuso il Festival di Sanremo è stato l'abito, il classico rosso Valentino, ed è stato bellissimo, era tutto stretto in vita, largo sotto, proprio stile bambolina, mi è rimasto impresso, non lo dimenticherò mai. Un abito che, o un look forse che non metteresti mai, proprio non ti piace? Non mi piace, forse un po' gli abiti anni 60, che sono gli abiti che comunque a trapezio, da sotto il seno sono larghi, sono un po' rettangolari, svasati così. Non mi piacciono quei tipi di abiti, non li porto mai. Hai uno stylist? Ci sono stati degli stylist, c'è stata Marve De Angelis per esempio a Sanremo che mi ha aiutato, però l'ultima parola spetta sempre a me. Manuela, quale musica ascolti quando stai facendo un calendario un po' sexy? Per combattere l'imbarazzo, vincere comunque il fatto che la gente ti guarda e tu magari sei in intimo, comunque in costume, un po' più spogliacciata, adoro la musica che mi carica, la musica più ritmata, in modo che se mi sento più carica, più forte, vai, riesco a posare più semplicemente. Għamme krajna l-ewwel parti tal-feature ta' Manuela Arcuri, il-ġimgħa dieħla insegu it-tieni parti tal-intervista interessanti ma' Manuela. Mela, qabel immorru għall-break, għasir. Un VIP che ti piace molto come si veste? Ma Charlize Theron, con la sua eleganza di Dior, molto molto chic. Sì, bella, bellissima. Qualcuno che non ti piace? Oddio, non si fanno questi nomi di persone, però devo dire che non mi piace quando soprattutto gli attori e le attrici americani si vestono molto trasandato. Per esempio, noi italiani curiamo tutto nel minimo dettaglio, siamo molto attenti, un po' come te del resto, al particolare, non so, all'orecchino, alla cinta. Spesso gli americani invece si vestono in maniera molto più superficiale. Sono d'accordo. Sono molto più superficiali, sì. In una relazione sentimentale, quanto è importante il modo in cui si veste il partner? Beh, è fondamentale. Allora, il mio uomo deve essere strafico anche quando si veste. Sì, sì. Lo ritiene molto importante questo fatto? Beh, sì. Comunque, anche perché l'uomo che ti sta accanto, la donna, c'è sempre un confronto quando è accanto a te, c'è sempre un parallelismo, quindi l'abito fa il monaco, si dice in Italia. Quindi se non ti piace come si veste, lo dici? Glielo dico, magari non il primo giorno, ma aspetto un pochino. Due settimane. Un pochino, comincio piano piano a dire, sai, però magari mi piace di più col jeans, per esempio. Ci puoi dire qualcosa di questo abito? È molto semplice, io adoro spesso mettere i classici tubini neri. Perché? E metti meno in evidenza l'abito ed esci più in evidenza tu. Cioè, secondo me, se vuoi far attrarre l'attenzione su di te, sul tuo viso, sul tuo corpo, l'abito deve essere un po' spento, un po' meno appariscente. E le scarpe? E le scarpe sono Vic Mathieu, sono di vernice nera, lucida, con una zeppetta che devo dire che è molto comoda, soprattutto nell'estate, soprattutto se si cammina su queste tegole di legno. Accostare l'abito giusto, la scarpa giusta. Quante paio c'hai di scarpe, possiamo dirlo? Boh, non lo so, no, 60.
più o meno. Emanuela, grazie tantissimo per questa intervista, molto, sono molto lieto di averti conosciuto, perché siamo del tu. Ciao a tutti, sono Emanuela Arcuri, questo è Style Watch. Grazie Afna del Manuela Arcuri o dell'Alta Carlia, amlo dell'intervista importante, sono con Manuela Kinet, vera, eccellente, maravillahi, ora vera, ha questa intervista.